Ciao amici, benvenuti nelle piccole news. Scritti diretta da Lo Misterioso, da Lily Blue, da vostro amico Bomber. Oggi vi portiamo notizie interessanti. Prima di iniziare con la notizia di Call of Duty Black Ops 6 sul Game Pass, vi devo annunciare che porteremo la recensione di Phantom Fauri per Xbox Series X e PlayStation 5. Purtroppo in una chat di 3D Rams, io ho fatto una domanda se è caso. Il seguito di Ion Fari sarebbe approdato su Nintendo Switch. La risposta è stata che purtroppo l'hardware limitato della Switch non consente di portare il seguito, quindi probabilmente uscirà verso marzo-aprile per Nintendo Switch 2. Però ovviamente io non sto lì ad aspettare tutti questi mesi, alla fine sono riuscito, diciamo, a mettere i soldi da parte e quindi lo porto per Xbox o PlayStation. La recensione di Fantofari, il seguito di Ion Fari. Direi subito di iniziare con la notizia su Call of Duty Black Ops 6. Come ben sapete, il gioco verrà mostrato il 6 giugno durante l'Xbox Showcase. Eh, praticamente la conferenza di Xbox dove verranno mostrati tutti i giochi, compreso anche la data di uscita di Call of Duty Black Ops 6, che sarà previsto per Xbox PC e ovviamente anche per PlayStation 5. Quindi Microsoft ha detto che sarà un gioco multipiatta. Però nello stesso tempo è stata anticipata una notizia, confermata da Microsoft e Activision stessa, che Call of Duty Black Ops 6, come tutti gli altri capitoli che usciranno nei prossimi anni, saranno disponibili sul Game Pass al lancio del gioco. Quindi, in poche parole, gli utenti eh, PlayStation 5... Pagheranno 80 euro. Mentre gli altri, tramite l'abbonamento del Game Pass, lo giocheranno praticamente gratuitamente. Direi da passare con la prossima notizia. Questa, sarà una no questa notizia che ho detto adesso farà fare un putiferio nei commenti, ne sono sicuro. Comunque, prossima notizia, arriva finalmente un annuncio di Miyoyo, i creatore di Genshin Impact e anche del famoso RPG a turni, sempre anche lui free to play, Honkai Starline che noi avevamo portato le nostre prime impressioni praticamente su entrambi i giochi Jesse Impact e Honkai Star Rail. Poche parole, qual è questa notizia? Finalmente, dopo mesi di beta a porte chiuse, finalmente è andata l'uscita di Zenless Zone Zero, famoso free to play action RPG in arrivo il 4 luglio 2024 su Playstation 5, iOS, Android e PC, praticamente, a posto di fare conversioni una dietro l'altra di tot tempo questa volta il lancio è stato praticamente eh, per tutte le versioni quindi jesse nipot era uscito prima verso pc dopo è stato fatto come porting su playstation 5 qui invece hanno voluto praticamente fare una cosa rapida visto che il team è diventato più grosso hanno più risorse quindi possibilità aumentate infatti il loro zenless zone zero uscirà in contemporanea il 4 luglio 2024 e ripeto noi porteremo le nostre prime impressioni questo action rpg ci piace lo stile grafico stile anime ovviamente ci saranno un sacco di personaggi da sbloccare giustamente ognuno con le proprie abilità le mosse e affronteremo diversi tipi di amici tra cui mostri, eh, predoni via dicendo sembrerebbe interessante secondo alcuni video che ho visto su internet ma tirato non poco quindi questo lo porteremo di sicuro e adesso direi da passare alla prossima notizia microids annuncia il gioco su Assegne Lupin 11 ATF. Nuovo gioco, ovviamente creato dal team interno di MakeRoyz, che sarebbe il publisher francese. Per il momento non si sa la lingua, neanche che tipo di gioco è. Si sa solo che il gioco arriverà a fine 2024 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC Nintendo Switch, sia in formato digitale che in formato fisico. Ovviamente il protagonista qual è? Il ladro oggetti Lupin. Non vediamo l'ora perché noi siamo appassionati, eh, già vedevamo all'epoca il cartone animato dell'Arsenio Lupin con Zenigata e via dicendo e avere un gioco tra le mani su questo famosissimo personaggio non vediamo l'ora. Ovviamente porteremo la recensione all'unboxing, se caso riusciamo a prenderlo al lancio oppure lo porteremo nella rubrica la redazione consiglia, comunque sia noi lo porteremo. Bene, raga, questa è la fine della puntata delle piccole news. Spero che vi sia piaciuta anche voi sotto nei commenti. fatemi sapere un po' la vostra opinione su questi giochi, se chi vi ha incuriosito di più, quale giocherete? E noi, ovviamente ci eh, beccheremo per la prossima volta. Vi invito a iscrivervi al canale, e iscrivervi anche alle nostre pagine social. Vi invitiamo anche a visitare i nostri negozi consigliati: Game Start e Nerd Gravity di Valerio di Lamenomombello, vi invitiamo se volete fare una donazione o adozione eh, nei canini di Citiglio e se volete dare un aiuto anche al cane di Emily che sta avendo risultati per quanto riguarda la camminata del cane e la strada è ancora un po' lunga, comunque ci già ci sono delle buone notizie, speriamo in bene, comunque grazie come sempre per il vostro supporto, un saluto dal team della redazione, ciao a tutti e alla prossima, grazie come sempre per il vostro supporto, bye bye.